I suoi pensieri e sentimenti per te. Scegli una carta, messaggi d'amore. E ovviamente con i tarocchi. Quello che devi fare è scegliere o il Buddha o la piramide o la stele. Quindi scegli o il Buddha o la piramide o la stele per capire quali sono i suoi sentimenti per te, quali sono i messaggi d'amore. E allora, togliamo la piramide, togliamo temporaneamente la stele e partiamo dal Buddha, i suoi sentimenti per te, i suoi pensieri e sentimenti per te. Mescoliamo le carte, ovviamente partiamo dagli arcani maggiori dei tarocchi. Mescoliamo le carte e vediamo i suoi sentimenti per te, i suoi sentimenti per te. Allora, i suoi sentimenti per te. Allora, mescoliamo, tagliamo, giriamo e vediamo cosa ci dicono gli arcani maggiori dei tarocchi. Beh, intanto diciamo che le cose non ti girano male, non ti girano benissimo, potrebbero andare meglio. Quindi questa persona, diciamo, ha dei sentimenti per te un po' meno di quello che tu pensi, però ha sicuramente un buon giudizio nei tuoi confronti, quindi da un punto di vista logico e razionale ha stima e considerazione per te, che è comunque un fattore importante, diciamo così. Prova un po' di fastidi, soprattutto da un punto di vista emotivo, non molto alti, ma probabilmente non prova quel pathos, quelle emozioni che tu vorresti provasse. Questo ti lascia un po' bloccato. Cerchiamo di approfondire un po' questo attraverso i tarocchi Zen di Osho. Vediamo cosa ci dicono i tarocchi Zen di Osho. Mescoliamo quindi le carte e vediamo cosa ci dicono i tarocchi Zen di Osho. Tagliamo per capire, insomma, quali sono i suoi sentimenti nei tuoi confronti, quali sono i suoi pensieri. Ma diciamo, ti vede come una possibilità, magari a livello relazionale o insomma nell'ambito della vita nella quale interagite, ti percepisce come una possibilità, come, anche se diciamo, questa non è una relazione che in qualunque modo funzionerà. Ci saranno delle rotture sicuramente, quindi non è sicuramente la persona adatta a te. Dovrai avere pazienza se vuoi relazionarti con questa persona, però talvolta, come si dice, il gioco non vale la candela. Cerchiamo di approfondire ancora attraverso gli oracoli dei registri akashici. Vediamo cosa ci dicono gli oracoli dei registri akashici per darci ulteriori possibilità. Vediamo cosa ci dicono gli oracoli dei registri akashici per darci ulteriori possibilità. Quindi tagliamo e vediamo un po' gli oracoli dei registri akashici che cosa ci dicono. Ma probabilmente ti stai proiettando, insomma, alcune tue caratteristiche su questa persona, ma in realtà sono caratteristiche che non ha. Puoi vivere una storia passionale con questa persona, ci sarà una forte passione, il problema è costruire qualcosa di più solido e comunque la relazione non potrà funzionare. Questo è il cancello chiuso. Viviti la passione se vuoi vivertela, viviti l'attimo, ma non sperare che questo possa tramutarsi in qualcosa di più. Questo non è possibile. Bene, facciamo uscire il Buddha, facciamo entrare la piramide e andiamo anche qua a vedere quali sono i suoi pensieri e sentimenti per te. Ricordo che la lettura dei tarocchi è valida nel momento in cui viene vista, non nel momento in cui viene fatto, ovviamente, quindi quando la sincronicità ti porterà a vedere, diciamo, avere questa possibilità di interagire, diciamo, con questa stesa, quello sarà il momento in cui è valida. Partiamo anche qua dagli arcani maggiori dei tarocchi. Quindi mescoliamo, passiamo anche qua dagli arcani, vediamo i suoi pensieri e sentimenti per te.
i suoi pensieri e sentimenti per te. Mescoliamo, tagliamo, giriamo. Andiamo a vedere gli arcani maggiori di tarot, cosa ci dico. Diciamo che serve pazienza, devi capire qual è il limite tra la pazienza e la perdita di tempo. Diciamo, questa persona è una persona molto solitaria, molto chiusa in se stessa, va alla ricerca di quelle che sono una sua interiorità, quindi una persona molto profonda, ma dà poco spazio all'esterno, proprio perché è alla ricerca di se stessa. In più, diciamo, probabilmente ha nella testa anche un'altra donna, per cui, diciamo, non ha grandi pensieri e non ha sentimenti per te, proprio perché è concentrato prevalentemente su se stesso. Vediamo un attimino di approfondire qualcosa con i tarocchi Zen di Osho. Cosa ci dicono in più i tarocchi Zen di Osho per approfondire questa tematica? Allora, tagliamo. Andiamo a cercare di capire i tarocchi Zen di Osho, lo cito in più. Ma se vuoi avere una relazione dovrai scendere dei compromessi, che non è mai una cosa positiva, e comunque ti sentirai sempre un po' chiusa da una relazione del genere. Certo, uno può diventare più ricettivo, puoi avere, però quando le cose non funzionano, insomma, non è una situazione, cioè, ecco, ma è una relazione che magari non è il momento giusto, potrebbe funzionare magari meglio in un altro momento, e cerchiamo di capire cosa ci dicono gli oracoli dei registri akashici, le informazioni ulteriori provenienti dagli oracoli dei registri akashici. Cerchi di trovare la tua unità interiore, questo è molto importante. Hai davanti comunque una persona che comunque ha una doppia faccia, non fidarti troppo, insomma, di questa situazione. Tutto questo è quello scritto, diciamo, a livello karmico, per cui non è che puoi andare contro. È una relazione che devi chiudere, fondamentalmente. Passiamo al chi ha scelto la stele. Vediamo un attimino, quindi, quali sono i suoi sentimenti, quali sono i suoi pensieri e sentimenti per te. Vediamo la stele. Allora, ovviamente ti ricordo che, come ho già detto, che è valida, diciamo, la stesa nel momento in cui viene vista, non nel momento in cui viene svolta, viene fatta, e quindi quando sarà il momento che ti capiterà, quello sarà il momento buono. Allora, partiamo quindi dagli arcani maggiori dei tarocchi. Quali sono i suoi pensieri e sentimenti per te? Scegli una carta. Vediamo. Allora, tagliamo, giriamo, vediamo cosa ci dicono gli arcani maggiori dei tarocchi. Allora, una persona, anche qua, che ha un giudizio, stima e considerazione positive nei tuoi confronti, quindi da un punto di vista logico-razionale ti valuta bene. Ci può essere anche un antagonista, una donna che si mette un po' i bastoni tra le ruote, ma questa relazione, diciamo, alla fine sarà vincitrice, il mondo è il completamento, quindi è sicuramente un'anima gemella, una fiamma gemella, una persona con la quale ci può essere un rapporto veramente molto solido e molto profondo. Quindi questa è una relazione che, sia da un piano emotivo, sia su un piano logico-razionale, funziona. Solo qualche piccolo ostacolo legato a altre donne, diciamo, antagoniste, un po' da superare, ma questo capita in ogni situazione. Vediamo qualche ulteriore consiglio da parte dei tarocchi Zen di Osho, cosa ci dicono. Quindi tagliamo e vediamo anche qui da parte dei tarocchi Zen di Osho qualche suggerimento ulteriore. Allora, è una persona che ha una morale, quindi è una persona di valore, ti porterà ad avere una nuova visione della vita, quindi una visione della vita più ampia, il che è sempre positivo. Attenzione a non farti delle paranoie e delle malattie mentali, devi essere centrata. Ecco, questo senza lasciarti ostacolare da non farti paranoie, perché questa relazione è una relazione che funziona, può funzionare. Vediamo le cose ulteriori, significati ulteriori da parte degli oracoli dei registri akashici.
cerchiamo di capire anche dagli oracoli dei registri akashici. Tagliamo e vediamo un attimino anche dagli oracoli dei registri akashici. Beh, una persona che ci può essere un'unità, tu cerchi di avere un'unità interiore, è molto importante, cerca di mettere ordine nella tua vita, che anche questa è una cosa fondamentale, e viviti la passione. Questo è quello che sta uscendo fuori. Questa è una relazione che può andare molto bene, una relazione importante, cerca di godertela anche da un punto di vista passionale, vivendoti il momento. Bene, e per questo video è tutto. Se ti è piaciuto metti un like, condividilo con i tuoi amici e iscriviti al canale attivando la campanella, così riceverai la notifica dei nuovi video.